Bentrovati alla seconda edizione del TG6, apriamo con la cronaca. Denunciato per violenza sessuale un componente arbitrale della delegazione spagnola che ha preso parte a Teramo alla 44esima edizione dell'Interamnia World Cup, denunciato per aver abusato di una sedicenne. Denunciato per violenza sessuale un componente arbitrale della delegazione spagnola che ha preso parte alla 44esima Coppa Interamnia, denunciato per aver abusato di una sedicenne. La ragazza è stata trovata da un giovane albanese in stato confusionale alla villa comunale, con i vestiti sporchi di sangue e un'emorragia vaginale in corso. L'albanese ha subito chiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 e la ragazzina è stata immediatamente trasportata all'ospedale Mazzini. Alle forze dell'ordine la vittima, sotto shock, ha raccontato di aver partecipato ad una festa nell'albergo in cui alloggiava un arbitro spagnolo della Coppa Interamnia, conosciuto due giorni prima. L'uomo, ha detto la minorenne, dopo essersi ubriacato, l'ha violentata. Una volta portata al pronto soccorso, i sanitari hanno verificato che la ragazzina aveva una emorragia interna vaginale, conferma evidente purtroppo dell'avvenuta violenza sessuale. I carabinieri della compagnia di Teramo, diretti dal maggiore Rizziero Asci, hanno denunciato il 25enne spagnolo, hanno perquisito l'albergo teramano dove si è di fatto consumata la violenza sessuale. Adesso, sulla vicenda, è stata aperta un'inchiesta da parte del PM Luca Sciarretta. Si indaga per violenza sessuale. Intanto l'atleta spagnolo, nella giornata di ieri, ha fatto rientro in Spagna. Cambiamo argomento, si va verso una soluzione positiva per la vicenda Ryanair. Questo è l'esito dell'incontro avuto a Roma al Ministero dei Trasporti dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Dal 1° di settembre la sovrattassa aeroportuale verrà cancellata. Paolo Renzetti. Sulla vicenda Ryanair si va verso una soluzione positiva. Il governo infatti toglierà la sovrattassa a settembre. Questa mattina nella sede del Ministero dell'Economia a Roma il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, d'intesa con il suo collega della Regione Sardegna Francesco Pigliaru, ha infatti incontrato Roberto Garofoli, capo di gabinetto del Ministero, per verificare la tabella di marcia per la norma volta alla riduzione della sovrattassazione sui biglietti aerei connessa al mantenimento della connettività low cost. L'incontro ha avuto esito positivo. È stato infatti stabilito che grazie a risorse stanziate dal Ministero dell'Economia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella legge di conversione del decreto enti locali attualmente in discussione alla Camera, sarà inserito un emendamento del Governo con il quale verrà eliminata la sovrattassa aeroportuale dal prossimo 1° settembre. Per gli anni successivi si inserirà un'apposita norma nella proposta di legge di stabilità in preparazione per il biennio 2017-2018. È un grande risultato, hanno commentato D'Alfonso e Pigliaru, che premia il lavoro fatto con il governo e con Ryanair. Ringraziamo il ministro Graziano Del Rio, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ed il lavoro di supporto svolto dalla conferenza dei presidenti delle regioni diretta da Stefano Bonaccini. Continueremo a lavorare in Europa, hanno detto D'Alfonso e Pigliaru, affinché sia sancito il diritto comune alla mobilità low cost senza vincoli per i bilanci pubblici. E dopo anni di sofferenze, buone notizie per la partecipata regionale Abruzzo Engineering, che sembra marciare spedita verso il pareggio di bilancio. Germana Dorazzi. Abruzzo Engineering sembra andare verso il pareggio di bilancio. Dopo anni difficili per questa società, riassorbita poi dalla regione Abruzzo, sembra ormai in discesa la via dell'assestamento dei posti di lavoro. Con una perdita ridotta al 20% rispetto a quella del 2014, l'Assemblea dei Soci di Abruzzo Engineering ha approvato l'esercizio 2015, che coincide con l'anno di riavvio delle attività della società in-house della Regione Abruzzo. Le perdite registrate nell'anno 2015 sono pari a 200.000 euro a fronte di 1.100.000 euro di perdita dell'esercizio 2014. Nel corso dell'Assemblea è stato esaminato anche l'andamento economico del primo semestre 2016, che segnala per Abruzzo Engineering uno stato di equilibrio economico. L'Assemblea dei Soci ha auspicato una rapida conclusione dell'iter legislativo che ha per oggetto la norma di patrimonializzazione della società. È stato così approvato anche l'atto di indirizzo per definire la priorità dei pagamenti, che vede quale obiettivo prioritario quello del saldo di tutti gli stipendi fino al mese di luglio con la massima sollecitudine.
Dal mese di agosto in poi sarà assicurata la regolarità dei pagamenti e dei versamenti delle imposte e dei contributi. L'Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del nuovo collegio sindacale e il revisore unico contabile, prevedendo anche una retribuzione ridotta del 70% rispetto a quella percepita dai precedenti componenti. Ed è stato pubblicato l'annuario 2016 delle imprese abruzzesi, redatto dal CRESA, il Centro di Ricerche Economiche della Regione Abruzzo. Il censimento delle imprese conferma che il settore trainante d'Abruzzo è il manifatturiero. Vediamo. Per la prima volta in formato digitale, consultabile e scaricabile dalla rete, l'annuario 2016 del CRESA annovera tutte le imprese abruzzesi al di sopra dei 6 dipendenti. Una fotografia che conferma la preponderanza del manufatturiero nell'economia abruzzese, ma anche uno strumento che oggi mette in comunicazione l'impresa, il lavoratore e il cittadino. L'annuario è uno strumento di grande utilità in sé perché fa il quadro della situazione industriale in Abruzzo e per le imprese al di sopra dei 6 dipendenti. Quindi rappresenta questo l'importantissimo sistema manufatturiero abruzzese, un sistema manufatturiero di rilevanza nazionale, e già solo questo, cioè capire che il sistema abruzzese è un sistema di rilevanza nazionale, è un primo dato essenziale, perché noi in Abruzzo lo sappiamo poco, lo valorizziamo poco, ma l'Abruzzo è una delle regioni italiane con il maggior PIL proveniente dall'industria. Il settore dell'automotive è il settore più importante, quello con la maggiore capacità di export, ma poi abbiamo anche il farmaceutico, l'elettronico che ha iniziato a tirare in particolare nell'export, e poi il settore delle costruzioni che è in crisi ma che comunque rimane un settore importante all'interno del nostro territorio. Operazioni garantite fino a 100.000 euro per un plafond complessivo di 5 milioni di euro. Illustrate stamani in Confesercenti, nuove opportunità per il microcredito. Francesca Romana Testi. 5 milioni di euro a disposizione delle piccole e medie imprese fino al mese di ottobre, ad annunciarlo la Confesercenti, definendola un'azione straordinaria con condizione particolarmente agevolata per i richiedenti. A poter presentare domanda sono tutti i piccoli imprenditori, compresi giovani e start-up. Per offrire un numero maggiore di opportunità, la somma massima richiedibile è di 100.000 euro. Tra gli incentivi offerti da Confesercenti, la maggiorazione della garanzia, che passa dal 50 al 70%. Con questa possibilità della garanzia al 70% le banche sono molto più stimolate a dare il contributo, il finanziamento alle imprese. Quindi invito tutti gli piccoli e medi imprenditori abruzzesi, noi abbiamo 12 sedi in tutto Abruzzo, basta andare sul nostro sito e si trovano, a contattare il nostro personale che è preparato e si raccolgono i documenti reddituali, di identità, e insieme si va alla banca e si istruisce la pratica di finanziamento. Quindi questo è il momento buono per approfittarne, perché questi 5 milioni di euro possono essere, in questo momento che si dice che c'è una piccola ripresa. Firmata stamani la convenzione per la messa in rete di parchi e riserve presenti in Regione Abruzzo e in Regione Abruzzo ai fini della promozione turistica. Mettere in rete tutte le aree protette d'Abruzzo rendendole più fruibili a livello nazionale. Per farlo Regione Abruzzo stipula un accordo con una rivista specializzata edita da oltre 20 anni, De Rerum Natura, che esce con un numero speciale tutto dedicato alla nostra regione. È un primo strumento che tra l'altro non nasce oggi, De Rerum Natura viene pubblicata da 23 anni, abbiamo pubblicato più di 4.000 pagine, 500 articoli, migliaia di foto per lo più inedite, articoli all'inizio diciamo sulla gestione delle piccole aree qui in Abruzzo, poi negli anni anche articoli su altri parchi in Italia, anche fuori, abbiamo ospitato addirittura il parco dell'Antartide, dell'Himalaya, ci sono esperti delle università specializzate nel mondo accademico delle aree protette che ci offrono i loro contributi e noi divulghiamo per parlare di natura protetta.
Una vetrina che implementerà il numero di visitatori anche grazie all'attivazione di laboratori didattici, programmi dedicati alle scuole e ovviamente articoli dedicati alle bellezze d'Abruzzo. Culturalmente l'Abruzzo è fatta di tante piccole realtà che vogliono conservare dei privilegi e quando si allarga e si perdono questi privilegi ci sono resistenze. Per fortuna c'è stato uno sviluppo culturale, un'elevazione culturale della nostra realtà regionale e fino ad oggi siamo riusciti a concretizzare, con oggi concretizziamo un grande risultato. Questo sarà un punto di partenza di una nuova fase che prevederà una capacità di promozione della nostra area, tutti insieme delle riserve e dei parchi, che è molto più adeguata rispetto a quella che si faceva nel passato. Sabato 16 luglio si terrà a Pescara il Coast Day, importante evento voluto dall'amministrazione comunale per la difesa della costa. Assessore Santavenere, il 16 luglio a Pescara ci sarà questo importante appuntamento dell'Adriatic Coast Day, tutto si svolgerà nella mattinata proprio del 16, un appuntamento importante con presenze importanti a Pescara. Sì, il giorno prima infatti arriveranno i nostri partner europei dalla Slovenia, dalla Croazia e dal Montenegro, sono tutti esperti biologi marini, avremo anche la presenza di un'importante scienziata sul campo appunto della tutela della biodiversità che è Caterina Fortuna, che siede a tutti i tavoli internazionali rappresentando il Ministero dell'Ambiente, quindi il nostro Stato. Sarà ovviamente una giornata di studi, quello del 15, in cui ovviamente entreremo nel vivo di quello che è il progetto europeo, quindi Adriatic Plus, che ovviamente è un progetto che è all'interno di IPA Adriatic. Adriatic Plus vuole appunto portare al centro il mare e tutte quelle che sono le buone pratiche che sull'Adriatico possiamo mettere in campo. Ovviamente l'obiettivo è quello di creare un osservatorio in cui ognuno di noi, cioè gli esperti, quindi dalle istituzioni, ma soprattutto appunto gli esperti che arriveranno, potranno dare il proprio contributo. Ma in questa giornata del 16 noi vogliamo aprirci la cittadinanza, perché il messaggio è questo: coinvolgere e ristimolare, risvegliare il senso di appartenenza. Il mare di tutti è una grande risorsa e, come ho detto in più slogan, la goccia che noi rappresentiamo, tante gocce messe insieme possono fare la differenza per il nostro mare, e quindi faremo tante attività presso l'Arena del Mare, ci sarà Lega Ambiente, Mare Vivo, WWF, perché vogliamo che tutti i cittadini possano in quella giornata davvero essere con noi e insieme parlare del mare. Quindi è una grande opportunità che l'Unione Europea ci dà con questo progetto e noi lo vogliamo cogliere fino in fondo. Quindi sarà una giornata anche, come dire, nello stare insieme di riflessione. Ed ecco perché appunto il flash mob delle 12. Diamoci la mano, uniti insieme verso il mare, ed è appunto questo rivolto soprattutto ai bambini, perché i bambini saranno ovviamente il futuro e noi dobbiamo lasciare loro ovviamente un'eredità il più possibile positiva. E l'Abruzzo ha un territorio con grande densità di opere d'arte. Con il dirigente Francesco Tentarelli scopriamo quali sono alcune delle strategie messe in campo dalla regione per appunto valorizzarlo. A livello regionale, quali strategie per valorizzare il territorio e quali sono gli obiettivi e magari anche quello che è stato fatto fino ad oggi? Ma diciamo intanto che siamo di fronte ad un compito importante e fondamentale per il rilancio dell'Abruzzo, sia dal punto di vista culturale che turistico. Noi gestiamo un territorio che presenta una densità di opere d'arte importantissima. Abbiamo questa attività del Centro Regionale Beni Culturali di Sulmona. Adesso a settembre inaugureremo il Portale della Cultura, che raccoglierà tutte le eccellenze dei monumenti più importanti attraverso una nuova veste, diciamo così, una nuova impaginazione, attraverso dei link, attraverso anche dei modi di comunicazione che sono quelli del QR code, cioè attraverso la visualizzazione dei monumenti con delle tecniche, diciamo, digitali importanti. Abbiamo per esempio in mente, anzi stiamo realizzando il museo diffuso, il museo all'aperto, cioè questo cominciare ad evidenziare quali sono i percorsi all'interno della città, quali sono i percorsi medievali,
medievali, quelli rinascimentali, e quindi attraverso questi percorsi narrare attraverso, diciamo, dei totem o delle cose, e quindi con questi poi realizzare dei QR code che ci consentono poi di avere una visione più allargata del bene culturale. E poi c'è anche questa cultura del territorio che noi vorremmo portare a scuola attraverso questa educazione che si deve esplicitare soprattutto nelle nuove generazioni. La cultura del territorio è che se oggi noi volessimo studiare, che ne so, il campanile di Campio o l'altare di Sebastiano da Como, potremmo mettere in relazione alla Lombardia e quindi creare questi momenti di raccordo che fanno capire come la microstoria, cioè la storia di una piccola realtà comunale che magari è stata, ha visto anche la venuta di Margherita d'Austria oppure il vescovato tra Ortone e Campri, quindi con elementi importanti anche a livello di beni, pensiamo alla reliquia di San Tommaso, dell'Apostolo Tommaso Ortone, e pensiamo alla Scala Santa che è una delle 18 scale presenti al mondo, quindi voglio dire abbiamo tanto di materiale su cui lavorare. 11 paesi europei daranno spettacolo il prossimo 6 agosto nel borgo di Bugnara, a pochi chilometri da Sulmona, con l'11ª edizione di Romantica, la rassegna europea di arte floreale. Vediamo. Ci sarà il 6 agosto, è un evento davvero importante perché la caratura internazionale si chiama Romantica e i più importanti floreisti verranno proprio a Bugnara, perché lo spettacolo sarà tutto all'interno della città, ogni angolo sarà decorato e poi ci saranno anche delle sorprese. Quest'anno cosa è previsto? Verranno fioristi circa 60 da tutta parte d'Europa, italiani, Finlandia, Norvegia, Olanda, Svezia, i quali addobberanno dei angoli particolari del borgo di Bugnara, un piccolo borgo, un borgo più bello d'Italia. Questa manifestazione è curata dall'EAFA, l'Istituto Europeo di Arte Floreale, che ha sede in Bugnara, insieme al comune. Il culmine sarà con la sfilata di abiti vegetali che ogni squadra farà, ogni nazione farà, e questi abiti vegetali verranno indossati dalle ragazze del posto. E poi ci sarà un'altra sfilata di abiti da sposa in cui ci saranno i bouquet fatti sempre da queste varie squadre. Lì non è solo una promozione turistica del territorio, ma è anche voler mettere in rilievo queste 5 R a cui è dedicato quest'anno questa manifestazione, questa iniziativa. Le 5 R che saltano alla fine e ci fanno ricordare l'Abruzzo, regione verde d'Europa, quindi all'insegna anche del riciclo, del riuso, quindi poi il fiore è proprio un elemento naturale che nasce da solo e poi viene nel terreno attraverso anche i semi disperso e quindi aumenta ancora la bellezza dei nostri territori. Il 14 luglio del 1956, a seguito della scissione con Tortoreto, nasce il comune di Alba Adriatica. Domani, nel giorno del 60° compleanno del comune vibratiano, l'amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi per celebrare appunto la ricorrenza. Vediamo. Una giornata importantissima, infatti festeggeremo il 60° compleanno della città di Alba Adriatica e lì ci sarà un momento proprio di rievocazione storica, e in quell'occasione avremo modo di ricordare quelli che sono stati i fondatori nel settore economico di questa città, che hanno permesso che con il loro impegno, con la loro laboriosità, di far sviluppare il territorio di Alba Adriatica, e noi ci teniamo a premiarli, perché premiando loro è un ringraziamento che rivolgiamo a tutti coloro che ancora credono in questo territorio e, a dispetto della crisi imperante, continuano a investire nella nostra città e specialmente nel settore turistico. Non abbiamo voluto ricordare quella parte politica che è stata fin troppo ricordata, nulla togliere alla loro importanza e ai valori che hanno dato alla nostra città, però abbiamo
fatto una piccola scelta, forse dimenticheremo qualcuno sicuramente, però vorremmo dare importanza alle famiglie di Alba, a quelle famiglie operaie, a quelle famiglie scese da Campli, da Civitella, a quelle famiglie che già erano qui, perché ci sono le famiglie dei pescatori, che hanno contribuito con il loro lavoro, con i loro sacrifici a fare sì che Alba potesse diventare quella che è attualmente. Partiremo dalla qui prospiciente piazza 4 novembre con una funzione religiosa, perché ringrazio fin d'ora il parroco Don Stefano Galeazzi, in questa occasione riaprirà la chiesa della nostra patrona Santa Eufemia, che è stata chiusa per ristrutturazione. Interverrà il nostro vescovo, che ringrazio anche per la sua presenza, e da qui poi ci sposteremo nella parte storica di Alba Adriatica, che è la Villa Flaiani. Nel frattempo il lungomare sarà animato da musica, balli, divertimento, mercatini. Torniamo all'Aquila, dove compie 130 anni di vita il rifugio Garibaldi. Al rifugio più antico dell'Appennino sarà dedicata una domenica di manifestazioni. Costruito dalla sezione romana del CAI nel 1886, il rifugio Garibaldi fu il primo e più alto insediamento umano nell'intero Appennino e il primo realizzato nell'Appennino centrale con finalità diverse da quelle del fervore religioso dell'alto medioevo. Alti e bassi hanno caratterizzato questo rifugio che tanti avventori e amanti della montagna ha ospitato negli anni, fino al 1977, quando fu ceduto dalla sezione di Roma del CAI a quella dell'Aquila. Il rifugio fu sottoposto ad un'accurata opera di restauro, pietra su pietra, fu ricollocata nella sede originaria e inaugurato nel 1978, quando il rifugio Garibaldi aveva riacquistato l'immagine originaria del 1886. Le escursioni sul Gran Sasso aumentano sicuramente e gli escursionisti sono sempre più esigenti, perché diciamolo pure, da noi non è che ci sia una distribuzione per quanto riguarda le vette, perché sono tante le vette, dovrebbero essere maggiormente distribuite la presenza delle persone su queste vette. Una domenica tutta speciale dedicata alla montagna e alla storia di questo rifugio. Domenica 17 luglio, con inizio alle ore 8:30, la partenza da Campo Imperatore con un'immancabile escursione al Corno Grande per la via normale. E poi ancora il rifugio diventerà un set fotografico per raccontare la storia di quei luoghi naturali ed umana, e un concerto alle ore 11 in montagna concluderà la giornata dedicata ai 130 anni del rifugio Garibaldi. Passiamo ora alla pagina sportiva. Soddisfatto per quanto fatto fino ad oggi sul mercato, è un massimo Oddo sereno quello che si appresta ad iniziare la stagione di A col Pescara. L'allenatore è anche pronto a rinnovare il contratto col Delfino, prolungandolo fino a giugno 2019. Vediamo. No, io sono molto soddisfatto. Quest'anno stiamo lavorando in piena sintonia con chi fa questo mestiere, quindi il direttore sportivo, i due direttori sportivi, col presidente, e abbiamo fatto quello che era necessario e quello che si poteva fare fino a questo momento. Abbiamo preso giocatori a mio avviso importanti, alcune certezze, alcune grandi prospettive. La cosa principale è che non abbiamo alcuna fretta. La fretta l'abbiamo avuta per quelle operazioni che sono andate in porto sin dall'inizio, perché Cristante ci ha dato l'opportunità di completare comunque il reparto di centrocampo, e, oltre ovviamente al riscatto di Verre. E, avevamo l'esigenza di affiancare a Fiorillo un portiere di esperienza che lo possa aiutare anche a crescere, ed è un portiere che negli ultimi due anni è stato probabilmente il migliore della Serie A. Per noi Memusciai è un giocatore fondamentale, e quindi ce lo teniamo non stretto, di più. Poi se c'è qualche pazzo che offre 5-6 milioni, glielo diamo pure. 5-6 milioni ci compriamo un sacco di giocatori, ti devi salvare. Quindi è il nostro obiettivo minimo. Io sono, come hai detto tu, sono un positivo, quindi sono convinto che possiamo fare bene, perché la qualità c'è. Io credo che anche l'anno scorso in Serie B la nostra era una squadra che qualitativamente era superiore a qualche squadra di Serie A.
così come lo sarà quest'anno, perché avendo mantenuto l'ossatura dell'anno scorso, io credo che qualitativamente possiamo avere qualcosa in più delle altre squadre, quantomeno in qualche reparto, però poi sappiamo benissimo che in Serie A conta tantissimo la testa, la fisicità e tanti altri, l'esperienza, quindi non basta solo quello, bisogna crescere sotto il punto di vista di questi aspetti che fanno sì che tu possa confrontarti alla grande con le squadre di Serie A. Andiamo in Lega Pro, si è aperto oggi il ritiro precampionato del Teramo, la squadra si è radunata a Dovindoli per preparare la prossima stagione con il DS Fabio Lupo, bilancio del mercato appena fatto ed eventuali nuove prospettive nel servizio di Jacopo Forcella. A questo punto del mercato che voto si dà, Fabio Lupo? Come ho detto tante volte, non sono abituato a darmi voti, non mi piace dare i voti e soprattutto non mi piace darmeli in una fase della stagione in cui tutto è ancora approssimativo, nel senso che manca il riscontro del campo, che è il vero giudice che darà lui il voto al lavoro di Fabio Lupo e di tutta la società. C'è una specie di convitato di pietra oggi qui al ritiro ed è Marco Sansovini, inutile girarci intorno, qualcuno forse si aspettava che sarebbe stato qui, non ci sarà oggi, probabilmente non ci sarà mai. Sì, è un pochino complicata per ragioni che non sono strettamente connesse al rapporto eventuale fra Marco e il Teramo. È stata una riflessione su una scelta di vita che lui deve fare, quindi sono considerazioni che richiedono tempo. Noi lo abbiamo aspettato, tutto sommato possiamo ancora aspettarlo. Questo non significa che stiamo con le mani in mano, ma lavoriamo anche su altri fronti. Uno di questi fronti è Luca Forte, sempre dal Pescara, sembra lui il numero 3 del reparto avanzato, il terzo componente. Sì, perché comunque su di lui abbiamo lavorato e stavamo già lavorando indipendentemente dall'evoluzione della situazione di Sansovini, perché riteniamo che sia un giocatore veramente forte, come dice anche il suo nome, è importante per quello che può essere anche il progetto tecnico dell'allenatore. Quindi diciamo che l'operazione Forte era un'operazione indipendente, è chiaro che adesso stiamo ulteriormente cercando di accelerarla, però anche lì ci vogliono i tempi giusti del mercato, perché ci sono altre situazioni, altre squadre che lo vogliono e quindi le normali situazioni che in questo momento nel mercato ci sono. A proposito di tempi, c'è la sensazione che il Teramo si sia mosso molto in anticipo, nel senso che la squadra che comincia oggi il ritiro sia per la quasi totalità fatta, manca solo qualche tassello. Sì, c'era anche tanto da fare perché comunque c'era un blocco storico ma di 7-8 giocatori, quindi c'era tanto da integrare, c'era tanto da fare. Abbiamo cercato di farlo con cautela, con pazienza, con attenzione, ma cercando anche di dare all'allenatore materiale già sufficiente per poter lavorare e intanto dare la propria fisionomia alla squadra. Qualcosa ancora manca, siamo consapevoli, però ci stiamo lavorando. Si correrà domenica 17 luglio a Pescara la 69esima edizione del trofeo Matteotti. Dopo il rischio cancellazione, l'intervento della regione si è rivelato decisivo. A Pescara domenica ci sarà anche il CT della nazionale italiana Davide Cassani. Organizzato a tempo di record, torna domenica prossima a Pescara il trofeo Matteotti, giunto alla sua 69esima edizione. Dopo l'intervento risolutore della regione si parte così per una corsa di grande prestigio. Il trofeo Matteotti si correrà sul consueto circuito cittadino di Pescara sulla distanza di 188 km, al via 12 formazioni per oltre 100 corridori. Presente anche la squadra azzurra. A Pescara ci saranno fra gli altri Cunego, Pelizzotti, Ciccone e De Negri, assicurata anche la presenza del commissario tecnico della Nazionale, Davide Cassani. 69esima edizione sicuramente è importante perché all'ultimo momento, all'ultimo minuto si è salvata questa edizione e quindi permetterà quasi sicuramente di ottenere alla città di Pescara e all'Abruzzo il campionato italiano il prossimo anno. Il Matteotti mantiene il suo fascino perché l'ha dimostrato quando il centro è uscito con la notizia che non si faceva il Matteotti, tra i social e i giornali hanno ricevuto più di 40.000 contatti e io non pensavo, specialmente i Colli, dove io pensavo che davamo fastidio, e invece i Colli quelli più agguerriti, perché comunque anche per chi non partecipa al trofeo Matteotti, ma era una manifestazione ed è una manifestazione che viene ricordata dai nonni, dai padri, dai figli, dai nipoti, quindi è una cosa storica a cui vogliono bene tutti quanti.
Se non c'era il presidente Luciano D'Alfonso, il Matteotti quest'anno non si faceva. Ha trascinato tutti, ha trascinato me, ha trascinato la città. Bisogna cominciare a prendere di petto i problemi, levarsi anche la camicia per affrontarli e portarli a termine. Il trofeo Matteotti è di tutta la città di Pescara e dell'Abruzzo. Ed è tutto per questa seconda edizione della TG6. L'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.